Senti, Giorgia, ti devo parlare un attimo. Perché non ti metti devo a sedere? Devo andare un attimo in garage. Ascolta, noi in garage ci andrai dopo. Devo dirti una cosa importante e vorrei che mi devo ascoltassi, andare. Per favore. Ho dimenticato di chiudere il portone. Faccio presto, Sorpresa. Fermali, buona, e non ti faccio niente di male. Lasciami andare. Ferma, buona. Dai. Lasciami andare, brava. Lasciami andare. Ferma. Ai. Ai. Sono contento che tu sia venuta a trovarmi. Era da tanto che volevo farlo, padre. Ma non riuscivo mai a trovare un attimo per passare. Sì, è da molto che non ci vediamo, ma mi rendo conto con piacere che non ti sei dimenticata di questo tuo vecchio amico. Prego, siediti. Grazie. Allora, che cosa mi racconta, padre? Ma faccio la solita vita. Tra parentesi, è venuta la sorella di Laura Salvini. Ah. Era con il suo ragazzo. Avevano trovato della droga. Non sapevano cosa farne e me la sono fatta portare. Ma può essere pericoloso? Certo. Ma quei ragazzi erano spaventati e mi facevano... Ma che cosa se ne fa lei? Provvederò a consegnarla alla polizia. Non penserai che mi metto a spacciare droga, vero? In fondo l'ho fatto per aiutare quei ragazzi. Sai, io rischio molto meno di loro. A me la polizia farà meno domande. Bella questa croce. Ah, sì, è nuova. Posso vederla? No, ma... Oh, solo per un attimo. Va bene. Ha forse paura? Dammi qua. Non posso tenerla un attimo in mano. Vedi, Anna, la croce non è un giocattolo. Questo lo so. Pronto? Sono Massimo. Ah, dimmi. Ho eliminato la donna. Sul serio? Sì. Hai fatto tutto? Sì, tutto. Sei anche riuscito ad avere le foto? Tutto lì. Non hai avuto nessun problema? Oh, è magnifico, sì. Stupendo. Sì. Ehi, dove ti sei cacciata? Mi senti? Pronto? Oh, grazie al cielo. Scusami, ma sono troppo felice. Non sai che peso mi hai tolto dallo stomaco. Passa di qua al più presto, d'accordo? Ho fretta di vederti. Oh, come sono contenta. Adesso posso stare tranquilla. Ok, ci vediamo presto. Tu bene, intanto prepara l'assegno, eh? Vedrai, sarai soddisfatto del premio che ti darò. Te lo sei meritato, mi hai fatto un gran favore, non tardare. A presto, ciao, ciao. Oh, che bello. Allo? Sì, chi parla? Sono Pino. Ah, sei tu, dimmi. Ho recuperato la merce. Bene, quando me la consegni? Passa da me prima di sera. Ah, d'accordo. Alle solite condizioni? Naturalmente il prezzo è sempre lo stesso. Ah, allora va bene. Cercherò di passare da te più tardi. E mi raccomando una cosa. Non ne parlare in giro. Ah, sì. Nessuno deve sapere che l'hai avuta da me, soprattutto Tony Müller. Stai pure tranquillo, Pino. Da me non ha mai saputo niente nessuno. Sono muto come una tomba, lo sai. Sarà meglio per tutti. Ciao, piccola. Che ci fai qui tutta sola, eh? Perché non ti vieni a sedere un po' sul divano con me? Avanti, forza. Non avere paura, conosco un bel modo per passare il tempo insieme. Su, vai, siediti. Lasciami stare. Avanti. Siediti, siediti, no, e non no. Farmi arrabbiare. Mettiti giù.
Hai capito? Ecco, brava. Hai avuto paura? Se non te ne vai subito, ti denuncio. Calma, piccola. Non minacciare. E se credi che abbia paura di te, ti sbagli. Ne ho abbastanza delle tue chiacchiere. Se volessi, potrei uccidere te e tua sorella. Creta! Ma tu non potresti lasciarmi in pace. Come? Vai, vai via. Oh, su. Spero di non aver messo nei guai padre John con quella droga. È strano che non sia ancora uscito nessun comunicato della polizia sul ritrovamento. Dovrebbe avergliela già consegnata. Che ha detto quando gliel'avete portata? Che ci avrebbe pensato lui. Che ora è? Le 10. Senti, Luca. Perché non telefoni a padre John? Magari ne sa qualcosa. Aspetterei ancora qualche giorno. E perché? Non hai fretta di sapere qualcosa? Eh? Ti pare? Secondo me dovresti chiamarlo subito. No, preferisco aspettare ancora un po'. D'accordo, come vuoi. Non voglio fargli fretta, forse non ha avuto tempo di consegnarla. Può darsi, eh. Se invece qualcuno avesse scoperto che ha lui la droga, magari qualcuno che mi ha seguito. Ma non credo. Siamo stati molto attenti. È inutile fare delle ipotesi. Stai ferma. Vieni qui. Giuda, dimmi, ma cosa è successo? Non ti senti bene? Dimmelo, ti prego. Non ho paura. Ma di che cosa? Io chiamo la polizia. Aspetta, calmati, mi dici cosa è successo? Perché sei in questo stato? E cosa c'entra la polizia? Dimmelo. Cara, è venuto. Voleva violentarmi. Ma quando? Chiama la polizia. Adesso calmati e ascoltami. Non c'è bisogno di chiamare la polizia, non serve a niente. Loro non possono fare nulla. Piuttosto chiamo Massimo che venga a proteggerti. Vedrai che quando ci sarà lui, Carlo non si farà più vedere. Però adesso non fare così, non ti succederà niente, te lo posso assicurare. Senti, tu adesso resta qui seduta. Io chiamo Massimo e gli dico di venire qui subito. Non serve chiamare la polizia, lascia fare a me. Non ti muovere di qui. Ascoltami per piacere, facciamo come dico io. E vedrai che sistemerò tutto, così non ti potrà più minacciare. Che giornata. Pronto? Chi parla? Pronto, Massimo, sono Laura. Oh, ciao Laura, come stai? Ho bisogno di parlarti. Carlo continua a tormentare mia sorella. L'ha terrorizzata. Devi proteggerla. Ma, beh, non esagerare. Vieni qua al più presto, perché le ha detto che tornerà stasera. Questa sera stessa? La situazione è veramente drammatica e ho paura che voglia farle ancora del male. Capisci che non posso lasciarla in questo stato? Sono veramente preoccupata. Farò da te il più presto possibile, va bene? Sì, ti aspetto. Ok? Ok, d'accordo, grazie. È tutto a posto, verrà più tardi. Ho tanta paura. Adesso cerca di calmarti, Giorgia. Vedrai che non avrà più il coraggio di farsi vedere. Non devi aver paura. Non potrà farti del male, te lo dico io. Pensi che ti racconterei delle storie? Lo sai che di me ti puoi fidare. E poi con Massimo sarai perfettamente al sicuro. Credimi. Su. Non fare così, ci sono qua io. Non mi lasciare, ti prego. Sì, adesso calmati. Non voglio restare solo. Ti prego. Pronto, chi parla? Se ne sei capace.
Eccomi. Eccomi, Giorgio. Non avere paura. Sono Massimo. Non mi riconosci? Mi ha mandato tua sorella per proteggerti. Su, calmati adesso. Tu solo non fare così. Stai tranquilla. Non devi avere paura. Su. Adesso ci sono qua io e non ti succederà niente. La finestra. C'è Carlo. Dove? Là. Ma no, non c'è nessuno là fuori. Ha minacciato di uccidere me, Laura. Quel bestione non ucciderà nessuno, questo te lo garantisco. È solo un fanfarone. E poi ci sono qua io, no? Ti vuoi calmare? Accidenti, sono anche armato, no? Toh, guarda, la metto qui, va bene? Ho paura, no, ti prego, mettila via. D'accordo, come vuoi tu. Adesso che ci sei tu, mi sento davvero meglio.